Tra pochi giorni è Pasqua e nonostante il periodo di emergenza che stiamo vivendo, mi sembra giusto non rinunciare alle tradizioni familiari, nel mio caso il casatiello napoletano, e vorrei condividere con voi la mia ricetta. Gli ingredienti di questa ricetta sono molto semplici. Abbiamo 600 g di farina 00, va bene qualsiasi tipo, 370 g di acqua, 8 g di lievito di birra fresco, in alternativa se non trovate il fresco vanno bene 3-4 g di lievito di birra secco, 40 g di strutto, 20 g di olio extravergine di oliva, 12 g di sale, pepe, 220 g di salame tipo Napoli, 120 g di provolone piccante e 120 g di scamorza affumicata. È molto importante scegliere formaggi a pasta dura in modo tale che durante la cottura l'umidità non vada a compromettere il risultato finale. Allora, basta munirci di una ciotola sufficientemente capiente e versiamo la nostra acqua all'interno. Prendiamo il nostro lievito di birra e lo sciogliamo. Prendiamo la nostra farina e la versiamo. E sempre con il nostro magico cucchiaio cominciamo a mescolare. Olio. A questo punto andiamo di sale. Una volta che avremo raccolto tutto il nostro sale all'interno della nostra ciotola, possiamo spostare direttamente il nostro impasto sul piano di lavoro e cominceremo ad impastare. È importante guardare le mie mani mentre impasto perché dovremo creare una pressione e non andare con dei pugni così. Come avete visto, ho lasciato indietro lo strutto che faremo sciogliere leggermente in microonde e lo andremo ad inserire tra 20 minuti. Adesso facciamo riposare il nostro impasto per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, metteremo il nostro impasto nuovamente nella ciotola e dopo che avremmo ammorbidito lo strutto, mi raccomando, non troppo caldo, basta che si ammorbidisca leggermente. Potete lasciarlo anche benissimo per un po' a temperatura ambiente. Inseriamo il nostro strutto nell'impasto. Ecco. E con molta pazienza e cura andremo a farlo assorbire. Una volta assorbito, rimettiamo il nostro impasto sul nostro banco di lavoro e lo completeremo. Notate che la consistenza non è liscia, per questo noi gli daremo un tempo di riposo di altri 20 minuti per dopo fargli delle pieghe. Trascorsi i nostri 20 minuti, faremo le nostre pieghette e riporremo il nostro impasto nel contenitore. Chiudiamo con pellicola e lasciamo a temperatura ambiente finché la nostra massa non sarà triplicata. Arrivati alla triplicazione del nostro impasto, io vi consiglio di spolverare un pochino di farina sul nostro piano di lavoro, capovolgiamo il nostro impasto, guardate com'è, è soffice e morbido, farina, iniziamo a stenderlo. Se avete un mattarello potete stenderlo anche con un mattarello senza problemi.
cerchiamo di renderlo il più omogeneo possibile. Eccoci, ho tagliato il nostro salame Napoli, provolone piccante e scamorza, grattugiato un mix di parmigiano e pecorino, pepe, altri 30 g di sugna e metterò 4 uova. Prendiamo la nostra sugna, la facciamo sciogliere appena appena, la distribuiamo sul nostro impasto. Ecco qua. Cercate di renderla il più morbido possibile in modo tale che ci aiuterà poi successivamente nella stesura. Prendiamo il nostro salame Napoli e lo disponiamo sul nostro casatiello. Le quantità vanno anche un pochino a scelta, c'è chi lo preferisce molto abbondante, chi invece diciamo con delle quantità giuste. Stessa cosa provolone e provola. Eccoci, un mix di parmigiano e pecorino, e poi non può mancare un ingrediente fondamentale, il pepe. Siate generosi col pepe, che è un ingrediente fondamentale. Ora, con molta attenzione, pian pianino faremo dei piccoli rotoli. Giriamo il nostro impasto così, creato il nostro rotolone, lo andremo a mettere nel nostro stampo. Prendiamo il nostro stampo a ciambella, lo ungiamo con dello strutto in modo che il nostro casatiello dopo in cottura non si attacchi. Prima di posizionare il nostro casatiello nel nostro stampo, ci tagliamo dei pezzettini di pasta in eccesso che avevamo, che ci serviranno dopo per le uova. Chiudiamo a modo il nostro casatiello e lo andiamo a mettere nel nostro stampo. Eccolo qua. Posizioniamo le nostre uova e con la nostra pasta tagliata precedentemente andremo a creare delle croci. Così. A tra poco. Ecco il risultato dopo le 2 ore di lievitazione, e adesso non ci resta che prendere il nostro stampo con il casatiello e metterlo in forno. Io preferisco a 200 gradi, forno statico, per 45 minuti, e vi consiglio di metterlo proprio nel ripiano più basso. Ecco qua. Chiudiamo e ci vediamo tra 45 minuti. Ecco ragazzi, sono trascorsi 45 minuti e il nostro casatiello è ormai pronto. Eccolo qua. Guardate che bello. Sua maestà il casatiello. Lo sto aspettando che si freddi un attimo, ma penso che ormai ci siamo. Adesso non ci resta che assaggiarlo. Eccolo qua. E niente, io lo assaggio. Vediamo. Buonissimo. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete, seguitemi sui canali Instagram e Facebook, taggatemi nelle storie di Instagram con la realizzazione del vostro casatiello e auguro a tutti buona Pasqua.